Quindi non possiamo affrontare una mistica di 2000 anni riguardo al cristianesimo, bisogna scegliere un periodo, e il periodo che scelgo è quello della mistica renana, che è un periodo particolare, siamo tra il XIII e XIV secolo, dove si sono mossi i grandi mistici tedeschi. Ma anche in questo caso non possiamo dedicare un'ora per tutto questo mondo, quindi dobbiamo concentrarci su un mistico renano, e ovviamente avrete capito che sarà Meister Eckhart, che ormai vi uscirà dalle orecchie, che reputo, ma non io, Marco Vannini, che è il più grande conoscitore di questo periodo, lo ritiene la punta di diamante. Ma non possiamo affrontare Meister Eckhart in un'ora, dobbiamo affrontare una tematica di Meister Eckhart. E diciamo che la tematica è il distacco. Quindi con voi stamattina cercherò di dire qualcosa sul distacco in Meister Eckhart, in quanto rappresentante della mistica renana, della mistica occidentale, della mistica cristiana. Sembra la fiera dell'Est. Non saranno cose semplici quelle che diremo stamattina, però da una parte vi inviterei a cogliere ciò che intuite, che vi serve. Ovviamente non può esserci la pretesa di comprendere tutto. E poi dall'altra, credo che sia importante farsi venire, diciamo, il desiderio di approfondire, no? Quindi se uno dice, beh, certo che queste cose sono proprio interessanti, mi dicono qualcosa, allora mi leggo qualcosa di Meister Eckhart, ecco, ad esempio. Vi ho detto che praticamente è pubblicato tutto in italiano. Il distacco, o detto anche abbandono. Vi leggo cos'è il distacco in Meister Eckhart, ma possiamo dire per la mistica, e questa è la definizione di Marco Vannini. Scrive: il distacco è atto morale e intellettuale insieme, con cui si sospende il desiderio. E già questo è interessante perché non dice che non bisogna desiderare, ma sospendere il desiderio è un'altra cosa. Quindi è un atto con cui si sospende il desiderio e anche si analizzano i contenuti che stanno per esso, togliendo ciò che è superficiale, andando verso l'essenziale, come si deve togliere il marmo che ricopre la statua. È un'immagine che abbiamo già visto in questi giorni. Cioè, tu togli il marmo e cosa rimane? L'essenziale. Togli il desiderio, le volizioni, le aspettative, le immagini, le parole, i pensieri. Ecco, quando togli tutto rimane l'essenziale, la divinità, l'uno. O come si deve togliere la terra che ricopre una fonte, perché la fonte possa zampillare di nuovo. Qui c'è una bellissima immagine di Etienne de Soum. Lei nel suo diario, il 26 agosto del 41, scrive: dentro di me c'è una sorgente molto profonda, in quella sorgente c'è Dio. A volte però questa sorgente è coperta da pietre, sabbia, allora Dio è sepolto, allora bisogna dissotterrarlo di nuovo. Ecco cos'è il distacco. Il distacco è questo processo di povertà, di poter fare anche a meno. Quando cadono le aspettative, i desideri, le immagini, vorrei che fosse così, mi piacerebbe che fosse così, ma quello lì è così, ma sarebbe che... Quando fai cadere tutto questo, l'io psicologico, cosa rimane? L'essenziale. Tu sei nella sorgente, tu sei Dio.
Maestro Eckhart fa questa osservazione. Lui dice: Dio è l'essere assoluto. Ora, assoluto etimologicamente è una parola interessante. Assoluto significa sciolto da, slegato da. Dio è l'assoluto perché è slegato da tutto, è sciolto da tutto, è senza determinazioni. Eckhart dice: Dio è puro nulla, per dirla con la tradizione indiana, neti, neti, né questo né quello. Ormai sono cose che sono, penso che siano entrate. Allora lui dice: se Dio è l'assoluto, il puro nulla, se noi diventiamo puro nulla, cioè senza determinazioni, senza legami, senza pensieri, desideri, attese, siamo come Dio, capite? E quindi facciamo necessariamente esperienza di Dio, perché siamo due cose simili, no? Se Dio è l'assoluto e noi diventiamo assoluti, cioè sciolti, allora siamo nella stessa realtà. Siamo la stessa realtà. Quindi il distacco è la rimozione da noi di questo e di quello, cioè assenza di identificazione con questo o con quello. Cioè io so che è difficile, sono cose molto complesse, no, difficili e complesse sono, che è diverso. Però io credo che se li intuissimo soltanto, se il personale, il soggettivo viene rimosso, l'essenziale, Maestro Eckhart lo chiama fondo dell'anima, Dio, l'assoluto, emerge. Quindi, se emerge, allora diventa superfluo le nostre attese, le nostre evoluzioni, voglio questo, voglio quello, attendo questo, mi piacerebbe che fosse così, desidererei questo, cadono le nostre speranze, spererei che i nostri desideri. Capite? Una volta che creiamo questa povertà assoluta in noi, tutto questo, tu sei già nel tutto, cosa c'entra i desideri, le speranze, l'evoluzione, le attese? Quindi possiamo dire le attese, le evoluzioni, le speranze, i desideri sono dell'uomo ricco, quello che ancora pensa di esistere tramite queste cose. Lui, qui, in questo fascicolo, ho trovato uno, in questo fascicolo vi ho messo nella voce cristianesimo soltanto Maestro Eckhart, molte citazioni. A un certo punto c'è un sermone, perché di lui abbiamo tanti sermoni, fortunatamente sono stati conservati, sono le prediche che lui faceva in giro in Germania ma anche a Parigi. E forse la più famosa, il sermone più famoso è quel Beati in poveri in spirito, dove lui commenta la prima beatitudine di Gesù. Io ve l'ho messa tutta, poi se avete tempo vi inviterei a leggerla. È proprio questo, quando Gesù dice Beati i poveri in spirito, è proprio questo che Eckhart dice, è questo, cioè beati i poveri spiriti significa beati coloro che vivono il distacco da sé, dalle attese, dal volere, dal desiderio, dalle speranze. Quindi se tu, felice vuol dire beati, perché felici? Perché sperimenteranno finalmente il tutto. Se abbandoni il tutto, farai esperienza del tutto. Ed è inutile
e non rimpiangerai quello che hai lasciato, perché ci sei dentro a quel tutto, capite? Quindi una cosa è desiderare, sperare, volere, attendersi, perché, per voler essere felici, ma tu sei felice perché fai esperienze invece del tutto e quindi puoi lasciare cadere il tutto. Cioè, in ultima analisi, dove riponiamo noi la nostra felicità? Beati voi, felici voi, ecco, felice me quando? Felice me perché spero che si realizzi questo, perché desidero questo, perché mi aspetto quello, sarò felice quando? No, tu sei felice quando tutte queste attese, desideri, volizioni cadono, fai esperienza del tutto, che adesso vediamo perché, e certo che lì sei felice. Beati i poveri, in questo senso. Eckhart scrive: vigila dunque su di te e non appena trovi te stesso, rinuncia a te stesso. Questa è la cosa migliore che tu possa fare. Meister Eckhart dice che beati voi poveri perché avete abbandonato tutto e quindi fate esperienza del tutto, è una sorta di legge fisica, cioè deve essere così. Gli antichi, Aristotele, ma gli antichi dicevano: Dio aborre il vuoto, cioè Dio non può sopportare il vuoto. Cosa vuol dire? Che appena c'è il vuoto lo riempie, no? In questo senso. Allora, per questo che è una legge fisica, quando facciamo finalmente esperienza della povertà, quando abbiamo abbandonato le nostre attese di desideri, volizioni, speranze e vorrei che fosse così, quindi quando usciamo da questo io psicologico, quando creiamo questo, finalmente questo vuoto, non rimaniamo spiazzati, perché? Perché siamo, pensate, quando si crea il vuoto sotto acqua, no? Tu crei il vuoto e subito viene riempito dall'acqua. È una legge fisica, così si comporta Dio. In noi. Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno di Dio, no? In questo senso. Poi Gesù dice anche: guai a voi ricchi, guai a voi quando pensate che la vostra felicità si possa compiere quando la vostra speranza viene realizzata, i desideri vengono realizzati e quello si comporta come tu vorresti e questo e quello si comporta finalmente. No, guai a voi perché non sarete mai felici in questo senso. Mai. Beh, qui è il cammino di una vita questo, eh? Però io credo che dia una pace immensa sta cosa qua. Una pace. Quando si parla, adesso appunto oggi in questo corso non possiamo affrontare il buddismo, voi pensate, nella tradizione buddista, quanto è importante il non desiderio in questo senso, il non attaccamento, ecco. In fondo è questo, no? Avessimo avuto una mattinata di tempo per il buddismo, vedremo che Eckhart non sta che commentando i grandi passi della tradizione buddista. Occhio, questo non vuol, lo diremo anche dopo, questo non vuol dire non desiderare, perché noi siamo esseri di desiderio ovviamente, ma non attaccarsi al desiderio, cioè certo io desidero, sarebbe bello che, ma se non c'è o se non si verifica va bene lo stesso, capite? Cioè non rimango attaccato. Se la mia felicità fosse legata alle attese e compimento e se non si realizza, ecco la sofferenza, l'origine della sofferenza, la frustrazione, il male. Sì, sì, beh, tutto il mondo degli affetti, no? Leggo ancora Eckhart. Quando l'uomo rinuncia a se stesso ed esce da se stesso, Dio è obbligato, bellissimo, eh? Dio è obbligato a entrare in lui. Perché se questo uomo non vuole nulla per se stesso, Dio deve volere per lui nell'identico modo che per se stesso.
lui che è il puro nulla. Obbedienza, quindi ecco, Dio è necessariamente portato a occupare quel vuoto, quella povertà che ci siamo creati. Mi viene in mente l'esperienza di Gesù, no? Lui nell'orto degli ulivi prega, no? Attende, desidera. Salvami da quest'ora, allontana da me questo calice, pregava. E poi non è stato esaudito, però nel momento del puro nulla, dell'abbandono, del distacco, Dio mio, perché mi hai abbandonato, in quel puro nulla, Dio è stato obbligato a riempirlo. La risurrezione è questa. Capite? Finché c'era il desiderio, la volizione, nulla. Quando finalmente le circostanze storiche gli hanno creato, perché poi non è che ci creiamo da soli questo vuoto, questo, no? Ci pensa la storia, non dobbiamo impegnarci più di tanto, perché sono le circostanze a creare questa povertà in noi, no? A renderci poveri. Ecco, ma se noi le viviamo, le accogliamo, allora Dio è obbligato a riempirlo. Dio obbligato a riempire. E quindi io credo che se intuissimo queste cose cominceremo a vivere magari le circostanze storiche anche negative, quelle che noi che erano contro i nostri desideri, contro le nostre aspettative, contro a volte una malattia, a volte una tragedia, una volta un fallimento, una volta un tradimento, una volta, ecco, quando tutto questo si vede, che sul momento forse sono proprio le circostanze in cui Dio è obbligato a entrare, quindi creano in noi grande povertà, ma finalmente qualcosa si è compiuto. Però bisogna vivere, bisogna accogliere. Non accettare, non sopporto questo verbo, accogliere, che è diverso. C'è un abisso tra accogliere e accettare. Ma questo me l'ha insegnato Chandra Candiani. Cito ancora questa volta Angelo Silesius è un mistico, questa volta siamo nel 1600, però è sempre del... tra i mistici più alti, l'ho citato in quel pellegrino cherubico che vi dice: quanto più esci da te e ti vuoti di te, tanto più Dio fluisce in te con la sua divinità. Vedete? Siamo 3 secoli dopo Eckhart, ma dice la stessa cosa. Quanto più esci da te e più ti vuoti di te, tanto più Dio fluisce in te con la sua divinità. Bello questo fluire, no? Come una cavità che si apre in fondo al mare, l'acqua è obbligata a riempirlo. Ancora Angelo Silesio: quanto più tu fuori, tanto più Dio dentro. Caterina da Genova, Santa Caterina da Genova: dove non c'è più l'io, lì c'è Dio. Distacco è quindi lasciare essere tutti i contenuti. Va bene, siamo umani, quindi abbiamo bisogno di desiderare, di sperare, è la nostra, però senza appropriazione, senza dipendere da essi. Senza che l'io si fondi o sia in qualche modo presente in essi. Maestro Eckhart ancora: da te stesso devi cominciare e distaccarti da te stesso. Se non fuggi prima da te, troverai ostacoli, inquietudine, ovunque tu fugga. Questa è potente. È inutile che giri il mondo
a cercare qualcosa, fuggi da te, crea il vuoto in te innanzitutto, se no te lo porti ovunque. Chi cerca la pace, cioè Dio, nelle cose esteriori, questo è interessante, chi cerca la pace, cioè cerca la felicità, beati voi, ecco in questo senso, chi cerca la felicità nelle cose esteriori, nei luoghi, nei modi, gente, opere, povertà, umiltà, la cerca nel nulla e non trova la pace. Guardate qui, Eckhart è molto duro, è una frase di Eckhart questo. A volte uno dice, e allora io cerco di vivere la povertà perché così sarò bene. No, 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 no. Non è quel, in quel senso, non è cercare la povertà esteriore, non è l'ascesi, non è il sacrificio, non, no. Perché ancora volere qualcosa, ma è qualcosa di profondamente interiore, devi distaccarti da tutto ciò che ti porti dentro, e finché ti stacchi dalle cose esteriori, tutto sommato, puoi essere ancora molto attaccato a te stesso. Più si allontana e meno trova quel che cerca, come uno che ha perduto la strada, più si allontana e più si fuorvia. Quindi è in se stessi, come diceva Agostino, in interiore omine, all'interno di noi, che si deve trovare rifugio, abbandonando l'ego esteriore, tutto rivolto a cose, a persone, affetti, legami. Finché dipendiamo anche da cose e persone esteriori, finché dipendiamo e pensiamo che la felicità risieda lì, siamo ancora attaccati a questo, c'è ancora questo desiderio, pensiamo che invece c'è qualcosa, se riusciamo a creare la povertà, quindi io godo di tutto questo, ma come non godessi di tutto questo, cioè senza appropriazione, senza far dipendere la mia felicità da quello, quindi vuol dire c'è, benissimo, non c'è, va bene lo stesso. Si realizza, bene, non si realizza, va bene lo stesso. C'è la salute, bene, non c'è la salute, va bene lo stesso. E lo so, è che è potente questa roba qui, però è lì che vuole portarci il Maestro Eckhart, è lì. Leggo ancora Eckhart. L'uomo deve imparare a spogliarsi di se stesso in tutti i doni e a non mantenere niente di proprio, né cercare alcunché, né ricompensa, né utilità, né soddisfazione, né dolcezza, né fervore, né regno dei cieli, né volontà propria. Dio non si dona mai e non si è mai donato a una volontà estranea. Egli non si dona che alla volontà sua propria. Dove trova la sua volontà propria, egli si dona e penetra con tutto quello che è. Né ricompensa, né utilità. Poi lo diremo in riferimento a Dio. Tutto questo varrà anche nei confronti di Dio, ma lo dico dopo, se no. Il perfetto, cito ancora, il perfetto distacco non vuole né questo né quello, vuole essere, ma non essere questo o quello. Fantastico. Il perfetto distacco non vuole né questo né quello. In fondo potremmo dire vivi il momento presente, vivi ciò che la storia ti... No? E abitare la storia, la vita, il momento presente. E il 99% della nostra vita ce lo sceglie la storia, non lo scegliamo noi. Quindi vivilo, accoglilo, stacci dentro. Quindi non volere né questo né quello, vivi.
vuole essere, ma non essere questo o quello, perché chi vuole essere questo o quello vuole essere qualcosa, mentre il distacco non vuole essere nulla. Perciò lascia essere tutte le cose davanti a te, senza importunarle. Bellissimo, eh? Lascia essere tutte le cose, questo lo riprenderemo nel Tao. Lascia essere tutte le cose, abita il momento presente, senza importunarle, le cose, le situazioni, quello che ti capita. Io lodo il distacco, dice Eckhart, più dell'amore. Ciò che di migliore ha l'amore è che esso mi obbliga ad amare Dio, ma il distacco obbliga Dio ad amare me. Fantastico. Ma cosa vuol dire amare Dio? Dice Eckhart, non vuol dire niente, anzi, è ancora una volizione. Voglio amare Dio, voglio fare la sua volontà, voglio essere santo. No, tu non vuoi niente. Perché è ancora un volere, è ancora un attaccamento, è ancora un desiderio. Quindi se tu non vuoi tutte queste cose, Dio è obbligato a riempirti. Quindi obbligo Dio ad amare me. Beh, questo sì. Infatti ogni cosa desidera raggiungere il suo luogo naturale. Il luogo naturale di Dio, questo è Aristotele, ogni cosa desidera raggiungere il suo luogo naturale, il fuoco, il cielo, no? L'acqua, la terra. Il luogo naturale di Dio è l'unità, è la purezza, ed è proprio quello che il distacco produce. Bisogna dunque che necessariamente Dio si doni a uno spirito distaccato. Dio abborre il vuoto, quindi se io creo un vuoto, il suo luogo naturale è il vuoto, quindi deve per forza riempire. Adesso passiamo, e in particolare lui è un monaco, parla soprattutto a monache e a monaci o suoi confratelli, erano domenicani. E qui sembra follia quello che dice a questo punto, per le nostre orecchie di cattolici per bene. Abbiamo già detto qualcosa. Bisogna vivere il distacco anche nei confronti di Dio. Bisogna vivere il distacco anche nei confronti di Dio. Beati voi poveri quando vi distaccherete da volizioni, desideri, speranze, aspettative nei confronti della divinità. Perché finché tu hai volizioni, cioè vuoi qualcosa, desideri qualcosa, vuoi fare qualcosa per lui, ti aspetti qualcosa da lui, invochi qualcosa, e questo è ancora desiderio, ancora volere, ancora... E Dio non c'entra nulla con tutta sta roba. Tu sei già pieno di te e lui non può riempirti. Capite che noi a messa continuiamo a dire ascoltaci Signore. Cioè Eckhart avrebbe nel 1200 avrebbe detto ma voi siete fuori, cioè. Sì, enormi. Tenta che e poi va all'inferno se... Se... Allora vi leggo una, però non penso di averla messo qui. Sì, c'è a pagina 21, se volete seguirla a pagina 21 è un'omelia che si trova nei sermoni tedeschi, è bellissima, cioè di una potenza incredibile, l'ho messa anche su Facebook un po' di tempo fa. Abbandona ogni nuda apparenza, rompi il guscio in modo che il nucleo divenga libero e porti frutto, il discorso della statua, della sorgente. Non rimanere all'opera compiaciuta di sé e al modo. Cioè non rimanere legato al modo con cui fai una cosa, o l'ho fatta bene, l'ho fatta per Dio, l'ho fatta, no? I nostri sacrifici, i fioretti, no. Perché tutto questo è scherno diabolico. Finché tu operi le tue opere per volere di Dio, per il bene, l'ho fatto per il bene, per l'onore,
per la vita tranquilla, la gioia, l'interiorità, la santità, la ricompensa o il regno dei cieli. Il tuo tempio è un rumoroso mercato, pieno di commercianti e di clienti che vogliono esercitare con l'Eterno Dio il loro egoistico acquisto, cioè non commerciare con Dio. Gesù ha scacciato i commercianti dal tempio. Dire io ti do, io faccio questo perché tu mi possa dare qualcosa, questo è follia. Ma egli non è casa per tali bottegai, egli dorme nel tempio perché l'anima ospiti stranieri, chiassosi, egli è Dio dell'Eterno. Tu invece con le tue opere compiaciute sei legato al tempo, al luogo, al fine, all'intenzione, così come il frutto del matrimonio che è legato al tempo ha bisogno di 9 mesi per maturare. Tu guardi con il tuo proprio io al modo del tuo agire e cerchi e vuoi qualcosa con esso, tu stesso e la tua ricompensa. Tu pretendi di cercare Dio, in verità fai di Dio una candela con la quale cerchi qualcosa e quando l'hai trovato getti via la candela. Tu abbassi Dio al ruolo di una vacca da latte che l'uomo custodisce per il proprio profitto, per il latte e il formaggio. Tu fai quello che, quando loro va bene, lodano Dio e confidano in Lui, come alcuni che dicono ho 10 moggi di grano e altrettanto abbondante vino quest'anno, confido saldamente in Dio. Davvero hai grande fede, dico io, ma nel grano e nel vino. Tu mercanteggi con il tuo Dio, dai e fai perché ti restituisca il centuplo, ma questo dare è piuttosto da chiamarsi un chiedere. Finché operi le tue opere per moventi esteriori, per il regno dei cieli o per Dio o per la tua beatitudine, non ti comporti rettamente, poiché chi crede di raggiungere Dio nell'interiorità, nella devozione o in un dolce rapimento, più che presso il focolare o nella stalla, agisce come uno che prendesse Dio, gli avvolgesse la testa in un mantello e lo cacciasse sotto una panna. È potentissima questa cosa qua. Io credo che anche riguardo alla meditazione questo sarebbe un testo, cioè quando mediti o se vogliamo quando preghi non preghi perché lui ti dia qualcosa, capite? Questo è il fatto. Smettiamola di essere commercianti nei confronti della divinità. Dio non ti raggiunge perché tu li invochi o perché fai bene delle cose o perché ti comporti bene. Dio ti raggiunge, o meglio c'è già, quando tu crei il vuoto in te, quando non desideri nulla, quando non vuoi nulla, quando non chiedi nulla. Altrimenti tratti Dio come una vacca da latte, te lo tieni caro per mungerlo al mattino e alla sera, con le preghierine del mattino e della sera. È bellissima questa immagine di Dio come una vacca da latte. È paganesimo questo, è fuori da ogni... Quindi pensare che Meister Eckhart abbia detto queste cose nel XIII secolo, credo che è di un'attualità sconcertante. Quindi per Meister Eckhart il distacco più grande, più difficile... e abbandonare Dio, il distacco, sì, dobbiamo abbandonare Dio. Per questo che Gesù, quando ha vissuto Dio mio, perché hai abbandonato, in realtà non è un grido, può darsi che lui l'abbia, senz'altro l'ha vissuto come un momento drammatico, ma è stato un momento, tra virgolette, grazioso, perché finalmente ha creato in sé quel vuoto per cui Dio l'ha riempito di sé e ha superato la morte, ha scavalcato la morte. Ogni volta che facciamo esperienze di vuoto, dove tutto cade, dove tutto sembra finito, finalmente Dio è obbligato a riempirci e scavalchiamo la morte, le nostre morti, quello che sembrava una morte. Ma finché siamo attaccati dicendo voglio questo, vorrei questo, è assurdo questo, non ci muoveremo di un millimetro.
No, aspetti, se no mi perdo, le domande facciamo alla fine. Cito ancora Eckhart: la cosa migliore per l'anima è stare in un libero nulla. L'intenzione propria di Dio è che l'anima perda Dio. Il volere di Dio è che io perda Dio. Finché l'anima ha un Dio, conosce un Dio, sa un Dio, è ancora lontana da Dio. Perciò il desiderio di Dio è quello di annientarsi nell'anima, perché l'anima perda se stessa. Chi perde la propria vita la guadagna, dice Gesù. Infatti, che Dio sia Dio gli deriva dalle creature. Quando l'anima diviene creatura, allora ha un Dio. Se perde il suo carattere creato, Dio resta in se stesso ciò che è. Il maggior onore che l'anima possa rendere a Dio è abbandonarlo a se stesso e restare vuota di Lui. Cioè, il meglio che ci possa capitare è di rimanere senza Dio. Infatti si dice che Meister Eckhart avesse concluso la sua vita soltanto più con una preghiera, ripeteva soltanto questo, l'abbiamo già detto: prego Dio che mi liberi da Dio, Dio liberami da Dio, Dio liberami da Dio. La gioia perfetta dello Spirito Santo non è nella presenza di Dio, ma nella sua assenza, perché Dio è un essere senza forma e quindi solo nell'assenza può mostrarsi senza assumere una forma, altrimenti sarebbe idolo. Per lui Dio è nulla, per Eckhart Dio è nulla. Perché non è né questo né quello, privo di determinazioni, privo di immagini, privo di modi. Eckhart parlava di Deus nudus, né Deus nudus, il Dio nudo. Se si vede Dio come qualcosa, cioè vestito con determinazioni, padre, onnipotente, creatore, buono, bene, amore, se noi lo vediamo vestito con tutti questi attributi, in realtà non è Dio. Però siamo esseri umani, quindi possiamo usarli, ma la consapevolezza che sono cose che servono a noi, ma non certamente che definiscono Lui. Egli è privo anche di determinazione come buono, vero, verità, bontà. Queste proprietà aggiungono qualcosa a Dio, ma Egli non è qualcosa a cui si possa aggiungere qualcosa. Quindi, quando ci distacchiamo dall'ego, Dio nasce in noi, è obbligato. Guardate che questa io credo essere la migliore interpretazione di quello che il cattolicesimo chiama verginità di Maria. Quando Maria ha vissuto questo distacco dall'ego, Dio è stato obbligato a riempirla di sé. Questa è la verginità, il distacco dall'ego, e tutti siamo chiamati a essere vergini come Maria. Quando Maria ha detto di no all'ego, Dio è stato obbligato a riempirla di sé. E io mi chiedo perché, non, ecco il discorso di ieri, no? Non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, i dogmi lasciamoli, Maria è vergine, sì, va bene, ma in questo senso, capite? E noi l'abbiamo fatto una questione sessuale, non... Ecco perché la mistica può aiutarci a anche reinterpretare i grandi dogmi cristiani. Non buttiamo via nulla, recuperiamo tutto, ma reinterpretiamo. Allora, io vi ho messo qui sul fascicolo parecchi passaggi di sermoni, di testi di Meister Eckhart. Poi a pagina 23 vi ho messo l'integrale dell'omelia Beati, sono tutti citati o in tedesco o in latino, a seconda se siano sermoni tedeschi o latini. Beati pauper spiritu,
che forse è una delle più alte e belle prediche che ha fatto Eckhart, prendetevi del tempo con calma, leggetelo perché è potentissimo. Poi a pagina 28 vi ho messo un commento a questa predica che ho trovato casualmente di Vittorio Soana, è un gesuita di Genova, psicoterapeuta, e mi ha colpito molto perché diceva: accidenti, se c'è un prete che scrive queste cose siamo messi bene, ecco, no? E quindi è un gesuita che ho scoperto che è amico di una coppia che è qua. E i nomi di questa Tonino Alberta. E Alberta, leggetelo a commento del sermone di Eckhart. Allora respiriamo un attimo e poi torniamo qui e vi affrontiamo un attimo il discorso sul taoismo, che vedrete sembra tutta un'altra cultura, siamo lontani da, e invece è un commento a tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Vorrei introdurre questa concezione filosofica più che religiosa antica. Siamo intorno al IV-III secolo avanti Cristo, quando un personaggio misterioso di cui non sappiamo assolutamente nulla, un certo Lao Tse o Lao Tzu o Lao Tzi, è già il nome, ha lasciato delle sentenze che sono state raccolte poi più tardi in un libro, il Tao Te Ching. Sto parlando del taoismo o daoismo. Io sono a me questo pensiero del Tao, del taoismo affascina. È un sistema filosofico, un sistema di pensiero e religioso, se vogliamo, che ha caratterizzato la Cina appunto in quei secoli antichi, poi verrà ripreso e portato avanti da Confucio, però ha una visione che ben si allinea con tutto ciò che avevo detto, però come forma mentis, come fondamento filosofico lo trovo geniale, quindi una lettura del libro del Tao che si trova sia in ebook, che converrebbe prenderlo commentato perché sono sentenze anche abbastanza complesse, quindi devono essere qualcuno che ci accompagni, ecco. Però una lettura meriterebbe essere fatta. Il concetto di fondo del Tao è un concetto ritmico, dinamico, tutto è alternanza, dice il Tao, tutto è alternanza di yin e di yang. Yin significa nero, yang significa bianco. Tutto è un'alternanza, tutto è un susseguirsi dinamico, ritmico di queste due forze, potenze, principi, però in assoluta unità. Cioè è dualismo, bianco e nero, poi vedremo, ma sempre uniti a formare l'uno. Tutto è uno, tutto è uno, il cerchio perfetto. Beh, questo è perfetto. Il cerchio è il simbolo della perfezione, è costituito da due parti complementari, non opposte, complementari.
Un dosaggio fluido, ecco, diciamo un dosaggio fluido. E se voi prendete questo principio filosofico, lo applicate alla natura, a quello che è così. Notte e giorno non è opposizione tra il bianco e il nero, è un fluire, un concatenarsi. Lì dove c'è la pienezza del nero, del buio, poi alla fine sfocia un po' di bianco e l'alba, e poi l'alba comincia a crescere, diventa giorno, e man mano il nero si... Capite? Non è opposizione, è fluire, e fluire. Cioè la realtà ha sempre queste due presenze, ogni realtà è costituita da queste due, da questi due principi, ci sono sempre. Allora è una questione di equilibrio, è una questione di equilibrio. Pensate, per la Cina, per questa concezione cinese, la malattia è quando si rompe questo equilibrio. Il male è quando si rompe questo equilibrio. Ma non ci sarà solo tanto bianco, soltanto nero, perché dove c'è tutto nero c'è sempre almeno un po' di bianco, e dove c'è bianco c'è almeno un po' di nero. Anche il divino è questo. Il Tao, forse non è giusto, ma potremmo anche definirlo la totalità, l'unità, la divinità. E guardate che questa cosa del divino che ha in sé, non è Dio, anche nell'Antico Testamento, è impressionante, se voi leggete la Bibbia, come il Dio che emerge è un Dio che anche una parte, non è luce totale, non è bianco totale, non è bene totale, ha sempre un puntino di nero. Ci sono dei passi della Bibbia in cui Dio appare proprio come il negativo. Adesso non sto lì a citare, però ci sono dei passi in cui si dice: io creo la notte, creo il giorno, creo il male e creo il bene. È Dio che parla. Creo il male e creo il bene. E allora questa concezione filosofica ecco, qui lo so, teniamo conto che è una concezione di 2300 2500 anni fa, quindi porta tutta, è molto culturale, anche molto ancorata nella cultura in cui è nata, quindi le cose che dico adesso non prendetela, mi rivolgo alle donne, ecco. Non ne facciamo, e non, loro non volevano fare un discorso morale, moralistico, stiamo attenti, andiamo oltre. Però questa concezione filosofica ha attribuito alla parte in ombra, cioè alla parte dello yin, ci dovevo metterlo comunque lo yin è la parte femminile, la parte oscura, la parte buia, la parte maschile, la parte di luce. Quindi la tradizione cinese accorda alla natura femminile tutto ciò che è yin e alla natura maschile tutto ciò che è yang. C'è uno schemino, adesso non ve l'ho scritto perché sennò ci mettevo troppo tempo, ma se volete farlo io vi lascio, mettete sotto yin tutto ciò che è quella parte lì, e sotto lo yang tutto quello che è, no? Sotto lo yin potete mettere la notte, sotto yang il giorno, quindi la notte e il giorno sono necessarie entrambe perché ci sia l'uno. Il di fatto di notte e di giorno. Non si dà di, no, non si dà il giorno, solo che noi in italiano giorno è, non si dà la il di, sì, se non con penetrazione di notte. Uno dice: ma io amo soltanto il giorno. Eh no,
allora tu non vivi, no? Sotto, e poi, quindi a sinistra, la luna, il sole, il nascosto, il manifesto, il versante in ombra, il versante soleggiato. Una collina, una montagna, avrà sempre una parte in ombra e una parte in sole. Ma non è che la parte in ombra è la parte cattiva della montagna, perché poi durante la giornata ci sarà sempre una parte in ombra e una parte in sole, ma la montagna se no non sarebbe, non avesse questi due versanti. Pensate, lo dico dopo, adesso finisco, la passività, l'attività, il riposo, il movimento, le energie distruttive, le energie vivificanti. Questo apro una parentesi, una cosa che mi viene in mente adesso. Voi pensate nella storia della creazione, nell'evoluzione, almeno sulla Terra, noi abbiamo nei 13 miliardi di anni, quasi 14 miliardi di anni che ha la Terra, abbiamo conosciuto delle distruzioni totali anche da quando esistono gli esseri viventi. Sì, gli scienziati dicono che almeno il 98%, 97-98% degli esseri viventi, degli esseri viventi sono scomparsi totalmente a causa di forze naturali. Ma questo ha permesso la creazione come la conosciamo oggi. Allora, possiamo dire che era male? Forse era un bene, perché altrimenti oggi non ci saremmo. Non ci fosse stato quel 98% della distruzione, oggi non saremmo più a parlare, non avremmo questa creazione. Quindi vedete i due versanti, quello in ombra, è vero che c'è morte e distruzione dall'altra. La legge naturale della natura, la sapete, è la legge alimentare, cioè il pesce grande mangia il pesce piccolo, e questo è violenza, è distruzione, sembra follia, però gli scienziati ci dicono che c'è un'altra forza ancora più emergente e forte nella natura, cioè l'aggregazione, un'energia che unisce atomi, cellule, organi, e questo ha portato all'evoluzione dell'uomo, soprattutto del cervello e della coscienza. Quindi c'è la forza negativa nella natura, ma c'è anche quella aggregativa, il bianco e il nero, yin e yang. Vedete, come fai a dire che una è negativa? Non ci sarebbe il positivo. Quindi io credo che se entrassimo veramente in quest'ottica e leggessimo tutto quello che succede, sapere che perché ci sia l'uno, la totalità, l'unità, c'è bisogno di questo. La debolezza e la forza, mezzanotte e mezzogiorno, il negativo e il positivo, il vuoto, il pieno, la terra, il cielo, il numero pari, i numeri dispari, la morte, la vita, la donna, l'uomo, il femminile, il maschile. Dentro ciascun uomo c'è del femminile, dentro ogni femmina c'è del maschile. La questione è considerarsi unità di questo. Quindi investire sulla per gli uomini, investire sulla parte femminile di sé, farla emergere, esaltarla, e nella parte femminile esaltare la parte maschile. Siamo una unitotalità. Malattia e salute, avanti così. Questo è importante. Ora, lo yin, lo yang forma il Dao, o il Tao. Cos'è il Tao? Anche qui, se voi cominciate a studiare queste cose, vi accorgete che nessun studioso cerca di definirlo, perché è indefinibile. Però dobbiamo definirlo in qualche modo. Qualcuno lo definisce, voi troverete la definizione, non Dio, ma piuttosto la via,
il principio primario, l'ordine supremo, l'ordine universale. Il Tao è la totalità, la via, è molto bello, è la via, cioè è ciò che succede, è l'esistente, è la storia, è questo flusso, il movimento che circola ovunque nell'universo, che fa alternare lo yin, lo yang, che fa alternare il giorno e la notte. Il Tao è questa totalità in cui siamo immersi. E tutto quello che succede è la compenetrazione di questi due principi, positivo e negativo, bianco e nero, bene e male. Non ci fosse questa alternanza, non ci sarebbe nulla. Quindi è proprio questo flusso, questo gioco, ecco, chiamiamolo gioco, questo gioco continuo, universale, fa la totalità. Questa compenetrazione totale, ma sempre mischiata. I sessi, le stagioni, il giorno e la notte, la vita e la morte, il pieno e il vuoto, il movimento e il riposo, il secco e l'umido, anche secco e umido. Tutto è gioco d'alternanza, complementarietà, dualità. Quindi cosa ci insegna il Tao? Che non c'è mai nulla di così netto come possiamo immaginare, mai. Non avremo mai a che fare con tutto bianco. L'altro che mi sta da fare di fronte non sarà sempre tutto, lo vorremmo, ma non sarà mai tutto bianco, tutto luce, tutto splendore. Anzitutto noi stessi. Ogni cosa è composta in proporzioni ineguali. Tutto si iscrive in leggi periodiche, pendolari, sul modello dell'alternanza. Ci sono soltanto soluzioni periodiche. Ci sono solo soluzioni periodiche. Noi ci portiamo dentro continuamente la vita e la morte, i versanti in luce e i versanti in ombra. E allora qui sì che bisogna fare quel discorso non di accettazione, di accoglienza. Noi siamo la montagna con sempre una parte in ombra, una parte in luce, e ci portiamo dentro l'inverno e l'estate, la morte e la vita, ma non perché siamo cattivi, ma perché siamo uno e c'è bisogno di tutto questo per essere viventi. Tutto segue l'alternanza, i giorni e le notti si alternano gradualmente, insensibilmente. Lo yang si amplifica con il progredire delle ore diurne e declina lentamente con il crepuscolo. Allo stesso modo, lo yin. Questa figura che vi ho fatto, che per me è importante, io ce l'ho, se avete visto qualche video da camera mia, dal mio studio, è un monitor, mi aiuta, perché quando lo guardo mi riporta alla mia realtà, mi riporta alla realtà, è una chiave di lettura dell'esistente, dell'esistenza. Tai Chi si chiama, Tai Chi. Questo non è il Tao, Tao è la filosofia, ecco, questo è Tai Chi. E questo tutto prima del dualismo e l'energia allo stato puro. Pensate che in questo gioco, i cinesi dicono che per questo gioco di equilibrio tra lo yin e lo yang si producono i cinque elementi fondamentali
dell'universo o della creazione, se vogliamo. L'acqua, il fuoco, la terra, il legno e il metallo. Sono i cinque elementi per la tradizione cinese. L'acqua, il fuoco, il legno, il metallo e la terra. Vi leggo un pezzo di Marcel Granet. Marcel Granet è stato un grande studioso della tradizione cinese. Sì, vi leggo solo questo passaggio che è interessante. Interamente dominato dall'idea d'efficacia, il pensiero cinese si muove in un mondo di simboli fatto di corrispondenze e di opposizioni, che quando si vuole agire o capire è sufficiente mettere in azione. Si sa e si può dal momento in cui si possiede la doppia lista degli emblemi che si attirano o si contrasta. La categoria di sesso fa comparire la sua efficacia nella concatenazione dei raggruppamenti umani. Si impone dunque come principio di una classificazione d'insieme. Da allora la totalità degli aspetti contrastanti che costituiscono la società, formata dagli uomini e dalle cose, si sistema in due colonne poste l'una di fronte all'altra, di appartenenze maschili o femminili, simboli, sono simboli, delle opposizioni e delle comunioni sessuali. Lo yin e lo yang sembrano condurre la giostra concertante in cui questi aspetti si chiamano e si rispondono come altrettanti emblemi e a segnali. Li suscitano a coppie e formano essi stessi una coppia di elenchi. La vita è una via di mezzo che zoppica, diceva Jean Cocteau, ma facciamo in modo che zoppichi con grazia. È bellissimo questa. Quindi da qualche parte, quando parlavo un po' di queste cose, dicevo che la vita umana a questo punto, in questa concezione, noi esseri umani siamo funamboli, dobbiamo stare in equilibrio. Stare in equilibrio significa consapevolezza di portarci dentro questi elementi e fare in modo di essere in salute, perché la salute è l'equilibrio tra questi aspetti che ci portiamo dentro. La malattia è una rottura di questo equilibrio. Quindi siamo funamboli che devono camminare sul filo dell'equilibrio. La vita, cito ancora Jean Cocteau, la vita è una via di mezzo che zoppica, ma facciamo in modo che zoppichi con grazia. Il Tao Te Ching, il libro che raccoglie le sentenze di Lao Tse o Lao Tzu o Lao Tzu, lo trovate. Io ho messo nella parte del libretto degli aforismi tratti dal Tao Te Ching, sono anche commentati da questo personaggio. Lui è un taoista, Deng Ming Dao, il Tao per un anno, e ovviamente non abbiamo tempo di leggerla, ve ne ho messe alcune. Quando avete un po' di tempo leggeteli, perché è vero che la filosofia cinese per noi è veramente come quella indiana, forse siamo più vicini a quella indiana, qui siamo proprio un altro mondo, però è impressionante, cioè potrebbe aiutarci tantissimo proprio per la nostra vita. Quotidiana. Ma pensate anche alla respirazione, no? L'inspirazione e l'espirazione ci fanno vivere. Se uno volesse soltanto inspirare perché gli piace soltanto, beh, muore, no? Muore. È tutto un gioco di equilibrio, un rapporto di coppia credo che sia proprio un gioco da funamboli, no? Trovare sempre l'equilibrio.
col nostro mondo interiore, fatto di angeli e demoni, noi ci portiamo dentro, no? Non soltanto il maschile e il femminile, ma ci portiamo dentro gli angeli e i demoni. È inutile uccidere i demoni, perché sennò, altrimenti moriremmo, no? È come inspirare soltanto. Fare pace con i demoni, sapere che un sano equilibrio tra angeli e demoni ci permette di vivere. L'unità. Il santo è sempre un po' demoniaco, e il demonio che è sempre un po' un santo, no? Dove c'è tutto nero c'è anche un po' di bianco, dove c'è tutto bianco c'è anche un po' di nero. D'altra parte voi sapete che Gesù dice quella parabola della zizzania, no? C'è il grano e la zizzania, potremmo metterlo ancora lì, grano e zizzania. Non ha detto di tagliare la zizzania, fatele crescere insieme, è un gioco di equilibrio. Bisogna essere buoni giardinieri del proprio mondo interiore. Imparare a coltivare. Questo a riferimento a noi stessi, ma anche con le persone che incontriamo, no? I nostri nemici possono essere anche dei maestri, yin e yang. Anzi, a volte i nostri migliori maestri sono proprio i nostri nemici, perché rivelano parte di noi che non vogliamo conoscere. Gesù era profondamente taoista in questo senso, no? Quando incontrava, lui non ha mai condannato il malvagio, ha sempre cercato qualcosa su cui poter fare leva, no? Anche i più cattivi che ha incontrato, ha cercato sempre di cogliere quel pallino di bianco. E in quelli che si credevano tutti bianchi, i sacerdoti, i sadducei, gli scribi, ha rivelato che si portavano dentro anche del nero, Gesù. Razza di ipocriti, vipere, sepolcri imbiancati, li ha chiamati. Eh sì, perché non potevano pensare di essere tutto bianco. E Gesù li ha svelati, li ha rivelati. Capite? Quindi anche dal Tao, da questa filosofia antichissima, possiamo imparare qualcosa. Va bene, io mi taccio. Paolo, scusa, l'aurora e il tramonto che avvicendano lo yin e lo yang sono momenti particolarmente da riconoscere, perché non sono né nero né bianco, no? Ma da attraversare, e questo credo che sia un impegno nell'equilibrio ancora più importante. Sì. No, penso che veramente questo ci guarisca dal nostro essere manichei. Noi siamo molto manichei, no? Proprio come occidentali soprattutto, no? O tutto bianco, tutto nero. I manichei erano questi, no? O con noi o contro di noi, tutto bianco, tutto nero. Ma in realtà non si può essere manichei, cioè è tutto un gioco di equilibrio, è tutto un gioco di... Però questo equilibrio non è mero compromesso, capite? Non è essere bravi, non è essere politici, è essere consapevoli che l'unità è data da questo, è data da questo. Il circolo, la perfezione, cioè la salvezza, possiamo dire il compimento, la fioritura, sta in questo. Il chicco di grano che si rompe, marcisce, imputridisce, è il negativo, ma è necessario perché lo stelo di grano possa compiersi, se no è avanti così. La morte, è vero che c'è la morte, ma non ci sarebbe vita senza la morte. O meglio, la vita è dato, la vita cos'è? È un gioco di equilibrio tra nascita e morte. C'è la nascita, no? Quando si comincia a nascere si comincia a morire, no? Diceva Heidegger. Quando si comincia a nascere è già andare verso la... È proprio, capite, quando si nasce è tutto yang, tutta luce, tutto. Poi subito dopo comincia ad andare verso la notte, no? Verso la morte. Ma non puoi togliere una parte o l'altra, perché moriresti, perché la vita è fatta di nascita e di morte in questo gioco che dura quanto dura, non lo sappiamo. E poi quando muori, la morte biologica è la possibilità perché tu possa cominciare a nascere veramente.
No, perché noi la vita non può finire. La vita è infinita in qualche modo, è energia, noi siamo energia, quindi avanti. Capite? Se entriamo in questa logica, abbiamo una lettura della realtà che è molto, anche molto serena. I manichei dicono, e no, tutto bianco, tutto nero, tutta vita, tutta morte, tutta salute, tutta malattia, no? È un gioco di equilibrio. Questa accoglienza della... Parla forte perché non ti sentono. No, questa accoglienza, no? Del nostro bianco e del nostro nero, questo rientra in quello che tu all'inizio hai detto, praticamente che riuniva un pochino tutte queste linguistiche, eccetera. Cioè, diventa un ascolto nel vuoto. Perché mi veniva in mente, c'è l'ascolto dello spirito. Perché quando parlavi del fluire, questo, che questa unità è un fluire in effetti, mi veniva in mente lo spirito che aleggiava sulle acque, mi veniva in mente il momento della creazione, cioè di questa di questo a un certo punto comparsa del bianco, del nero, uomo, donna, cioè come immagine proprio della presenza dello spirito, per cui l'unità io la ritrovo. Sì. Infatti il Tao, questa forza, questa via, questo principio primigenio, i cinesi dicono, la tradizione dice che è ciò che era prima che le cose fossero. Giovanni dice, in principio era il verbo, quindi possiamo dire che il verbo, il logos, è il Tao. In principio, ma attenti, in principio non significa in origine, non vuol dire all'inizio di tutto, in principio significa fondamento di tutto, cioè è tutta potenzialità, quel nulla che c'era era pura energia potenziale. Quando ho cominciato a mettersi in moto, ecco allora che è nato il bianco e il nero, la creazione, no? Avanti così. Ma la Bibbia, la prima Genesi inizia proprio così, no? Quando non c'era il nulla, c'era lo spirito che aleggiava sulle acque e poi ha cominciato a essere. Ed è impressionante vedere come tutto, veramente, tutte le tradizioni, lo dicevamo prima, no? Anche ieri, che a un certo livello i saggi, la sapienza, dice le stesse cose. Si assomigliano fin quasi all'identità, diceva Simone Weil. E questo è stato un po' il nostro percorso di questi giorni. E io mi auguro che possa così possa essere servito, nel senso che spero che ci sia un percorso poi vostro personale da approfondire alcuni aspetti, però Platone diceva che la conoscenza è sofferenza. Finché siamo ignoranti, vabbè, non ci poniamo problema, andiamo avanti. Però quando cominciamo a conoscere, beh, lì siamo responsabili, appunto. E adesso, se noi conosciamo queste cose, non possiamo fare finta di niente, no? La conoscenza è sofferenza, quindi sofferenza di leggere qualcosa, magari, di approfondire, di crescere. E guardate, su tutto ciò, su tutto questo materiale, la letteratura ormai è infinita, quindi ci sono dei bellissimi testi su tutti gli aspetti, quindi basta andare su internet, magari poi vi scrivo una mail magari dandovi qualche indicazione bibliografica, ma le trovate da voi, cioè.